Ragazzi, è diventata bravissima anche con la mela a far riporto. Vai, mela, portala qua. Ivi. Brava, lascia. Bravissima, vai. Guardatela. Che carina. Dai, puoi mangiartela. Mettiti qua e mangiala. Trovate un cane che apprezzi le mele come lo fa Ivi. Guardate, un momento di goduria. Buongiorno a tutti quanti. Adesso non so se il video in realtà inizierà qui o meno. Comunque è già pomeriggio. Oggi abbiamo deciso di sistemare un paio di cose. Soprattutto abbiamo perso un bel po' di tempo per sviluppare e capire come gestire lo spazio in giardino. Adesso vi faccio vedere un attimo velocemente quello che abbiamo pensato. Allora, partiamo da qui, ovvero l'ingresso. Praticamente il problema è che noi abbiamo 577.000 livelli. Lì vedete tutti i vari sacchi, tutta la roba che una parte andrà buttata via, una parte va sistemata. Abbiamo 567.000 livelli con i vari gradini. Alla fine, dopo averci pensato un bel po', poi casomai vi faccio vedere il progetto, abbiamo deciso di realizzare una sorta di rampa centrale che arriverà fino a qui, praticamente. Quindi ve la faccio vedere appoggiata con questa. Quindi così. Eccola qua. Non è per niente ripida, cioè non è molto ripida e ci permette di portare su la roba comodamente. Qui verrà tirato su un muretto praticamente e poi tutto andrà allo stesso livello, ovvero quello dei tombini. Poi abbiamo anche iniziato a colorare la copertura del contatore del gas e dei vari tubi. E Maya nel frattempo è in live. Guarda la pitatina che si è affacciata. Eccola! Ci sono manchi di pipì. Non lo so perché. Perché ho visto che voleva scendere. Ah, sopra? No, su non ci sono. Dico fuori. Fuori non mi pare. Abbiamo portato di qua la cuccia perché dovevamo dargli una mezza pulita. E questo è più o meno come verrà per quanto riguarda il pavimento. La rampa è più bassa. Calcolate che è fatto a occhio, l'ho fatto un attimo al volo per far capire a Maya e a Anto l'idea. Abbiamo tentato diverse soluzioni, ma alla fine questa era quella che diciamo piaceva di più a tutti quanti e comunque quella che ci permette di sfruttare al meglio gli spazi, portare dentro comodamente roba e basta. Aspettate, ne dovrebbe mancare un'altra che è l'ultima, eccola qua. Fateci sapere anche secondo voi quale sarebbe meglio, comunque ormai abbiamo deciso al 99% quella. E devo dire che fa un altro effetto, calcolate che deve ancora asciugarsi, poi va pulito per bene e abbiamo deciso anche di continuare con la siepe. Quindi praticamente questa parte qua poi andrà leggermente sopra e questo non si vedrà. Adesso è ancora umido, però tanta roba. Da questo lato invece verrà tutto piano fino alla bocca di lupo, quindi tutto bello dritto. E poi qui ci sarà uno scalino grande e un altro scalino per poi scendere e quella parte verrà tutta dritta dove poterci mettere altre cose. E anche qui dobbiamo continuare con la siepe. Poi verrà tutto bello uniforme, devo dire che sono contento. Piano piano le cose continuano. E a proposito, giovedì, che voi lo vedrete 2-3 giorni dopo però, inizieranno il primo bagno, quindi quello di sopra. Vi faremo vedere tutto quanto con calma. E davvero non vedo l'ora perché ragazzi siamo rimasti in una situazione disastrata per i bagni per 6 mesi praticamente. Per farci la doccia ogni volta dobbiamo andare giù, è scomodo. Adesso in una settimana, poco più, risolveremo. E invece la settimana prossima vengono a sistemare tutta la parte cementata del giardino e per fare la rampetta, per fare i muretti eccetera. Quindi sembra impossibile, ma forse qualcosa va avanti. Ho deciso di provare anche la nuova spazzola per cavalli che ha preso Maya per togliere il sottopelo di Kuma, cioè per togliergli lo strato di pelo invernale. Ragazzi, sta venendo via una quantità di pelo allucinante. L'ho messa qua nel secchio anche. Vabbè, vediamo, tra un po' vedremo un Kuma nuovo. Devo dire che funziona. Il problema è che non rimane il pelo attaccato alla spazzola, quindi mezzo vola via, mezzo... Però tanta roba, cioè... Ma che roba? Ragazzi, e guardatelo com'è bellino adesso! Ehi, sbadiglia anche! Sì, anche tu vivi. Guardatelo, tutto spazzolato. Oh sì, che bello! Ragazzi, ho tolto 6 quintali di pelo. Ce n'è ancora, però è decisamente meglio. Guardate che bellino che è. Cosa fa, Ivi? Eccolo, guardalo! Ti senti un po' meglio? Guardalo. Ciao, quanto è bello adesso? Ciao.
Non noti niente di diverso? L'hai spazzolato. È tipo 6 kg in meno. Però l'hai spazzolato nel verso solito. No. Davvero l'hai spazzolato sì. In giù? Davvero? In tutti e due i versi. Ma hai provato la spazzola nuova? Sì. Hai visto che non rimane un cacchio di pelo sulla spazzola, vola tutto in giro, però... Infatti abbiamo il giardino Akuma. Ok, però ne toglie tantissimo. Sì. Ecco, è arrivato a trovarci anche Anwar per farci vedere la sua cucciola. Questa è la nostra. La tua nuova bella. Cucciola. È sì. Fuori? Eh sì. Ti ho sentito arrivare comunque. Sì? Sì, sì. Veramente? Sì. Vuoi vedere? Tanta roba. Quindi è questa? Questa. Cerchi da quanto? 18. Questi sono 18, ma li hai ordinati da? No, 18 uguale, però ok. La misura posteriore, per cui dietro... Dietro più larghi. Più larga, sì. È aperta? Sì, sì. Vediamola. Che la chiave abbi? La nuova bimba di Anwar. Sei contento? Sì. È come, come te l'aspettavi o no? Di più. Di più? Sì. Da che punto di vista? Prestazionale. Sì? Ti giuro. Quanti cavalli ha? 200, ma credimi, sembra che ne abbia troppi di più, eh. Ma tanti. Ti ricordi la mia rimappata con 220 cavalli? Ok. Questa va Questa di più? Questa va di più. No, no, bellina, bellina, comunque, complimenti. Grazie, dai, andiamo a farci un giretto, va. Nuova di pacca, che comunque, ovviamente, non è che è il massimo, mm-hmm. Però... No, no, ma ti ho detto, si è sentito da dentro. Cioè, sì. Più che altro conosco i suoni delle macchine che passano qui. Esatto. Quindi ho sentito un rumore diverso. Benzina te ne accorgi. Lo scarico fai qualcosa? Beh, ovvio. Secondo te? CarPlay è identico a quello mio. Uguale. Però uguale CarPlay, CarPlay. Sì, esatto. Sì. Prestazioni, libera dell'olio. Bello, bello. Coppia. C'hai i servizi connessi. Condivisione internet. Un po' di tutto, poi vedi, per esempio, c'è il clima. Principalmente io uso comunque sempre CarPlay, ovviamente. Cioè. Quindi sono il primo che la guida? Al momento sì. Al momento sì, che onore. E rieccomi a casa. Devo dire molto molto bella. Complimenti Anwar, so che guarderai questo video. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti della nuova macchina di Anwar, che a proposito è il mio chiropratico e ve lo consiglio assolutamente. C'è eventualmente le sue informazioni in descrizione. Ha lo studio a Seregno. Tanta tanta roba, ragazzi, mi ha salvato la vita in miliardi di viaggi, quindi nel caso dovesse servirvi trovate le informazioni in descrizione. A proposito, fatemi sapere se vi potrebbe interessare magari un giorno che vado a farmi visitare da lui in studio, registro qualcosa per Daily, così potete capire un attimo di che cosa si tratta. Ragazzi, ho appena tirato fuori dal sous vide le costate che ha portato Maya, hanno un profumo allucinante. Madonna, non vedo l'ora di mangiarle. Ho messo già sulla cast iron e adesso gli diamo una bella scottata. La girata e voilà. Madonna, ragazzi. Non so, non potete capire il profumo. Poi qui come contorno abbiamo un bel po' di porelli. Ed eccole qua. Ragazzi, che spettacolino. Hanno un profumo allucinante. Secondo me, così proprio a naso... Meglio della Fiorentina dell'altra volta. Vediamo se Ivi sta facendo la brava. Eh sì, eh. Aspetta, no, no. Eh sì, eh. Eh sì. Ha già mangiato, eh. Ha mangiato tipo 2 minuti fa, ha già finito. E si è messa ad attendere Kumà. Bravina, Ivi. Mm? Guardate come spera che Kumà le lasci qualcosa. Ivi.